capire come facevano i seguaci di Ranrock a sapere di una torre un tempo appartenuta a un custode. Per il momento però hai cose più importanti a cui pensare. Un deposito di magia antica, se non vado errato. Sì, signore. Allora lascerò la questione nelle tue mani sempre più capaci. Detto questo, fa attenzione. Certo, signore. Ci rivediamo alla sala delle mappe. Ripetio. Una riserva di magia antica, di sotto, vicino all'ingresso. Rebellio! Ho già visto qualcosa di simile alla Gringot e nel reparto proibito. Essere successo qualcosa. Meglio dare un'occhiata in giro. Rebellio! Altre tracce di magia antica. Deve esserci qualcosa di diverso. Rebellio! Sono mai un buon segno. Almeno stavolta so che cosa aspettarmi. Arresto un momento, proteggo! Stupefaccio! Stupefaccio! Confringo! Expendo!
Revelio! Che cosa avranno in serbo per me i custodi? Faccio! Defuso! Revelio! Questa è una bella figura. Faccio! Revelio! Revelio! Defuso! Revelio! Prima ho usato accio. Accio! Incendio! Faccio! Quella piattaforma potrebbe portarmi dove devo andare. Altre statue. Arresto momento. Faccio. Confringo. Defendo. Expelliamo. Expelliarmus! Dipingo! Oh.
Revelio. Revelio. Devo esplorare questa città da entrambe le parti. Chissà che cosa è cambiato da entrambe le parti dell'arcata dopo quell'esplosione di magia. Deve esserci per forza qualcosa di diverso. Tazzo! Quando entro ed esco dall'arcata. La piattaforma dall'altro lato del ponte. Ci sono. Devo usare entrambi i lati dell'arcata per portare la piattaforma dall'altro lato del ponte. Defunto! Confringo!
incendio! Dipingo! Expelliarmi! Proteggi! Incendio! Faccio!
Revelio! Expediamoci!
Arresto mostro. Defuso. Defuso. Comprendo. Che sollievo. Revenio. Revelio. Revelio! La tua capacità di trasfigurare il mondo intorno a te è davvero notevole. Che cosa c'è? Mio padre non sta migliorando.
Credo non si riprenderà mai dalla morte di mio fratello. Vedere soffrire chi amiamo è una vera agonia. Sono passati anni dalla siccità, ma il suo dolore per quella perdita è profondo come se fosse successo solamente ieri. Ma a lui serve pace, non splendidi pilastri. E se io lo potessi aiutare? Fai già così tanto per tuo padre. Non è abbastanza. Io voglio che smetta di soffrire. Capisco la tentazione di usare questo potere per trasfigurare altro, e non soltanto il mondo fisico. Ma le emozioni umane sono una forza molto potente. Anche la strega più competente e di buone intenzioni non può sapere che conseguenze avrebbe manipolarle irrevocabilmente. E che cosa dovrei fare? Stare a guardare mentre il dolore lo distrugge? Non puoi fare tuo quel dolore. Ogni anno un qualche studente mi stupisce per le assurdità che vede nelle foglie di tè. Oh, signorina Morganac, felice di rivederti a Hogwarts, professoressa. Mi ci vorrà un po' per abituarmici. Professor Rookwood? È bello che tu abbia accettato il ruolo di professoressa di difesa contro le arti oscure. Siedi, siedi, Isidora, e parlaci dei tuoi viaggi. In realtà volevo invitare voi e gli altri professori a casa mia stasera. Ho davvero tante cose da raccontarvi. Sarebbe un vero piacere, informeremo gli altri. Benissimo, a stasera. Un altro ricordo. Ora devo trovare la via d'uscita. Altre pietre cristallizzate. Deve essere la via per tornare alla sala delle mappe. Revelio! Che abbiamo qui? Studio a Hogwarts, signore. E questo è il professor Fig. Professor Charles Rookwood, al vostro servizio. Qualcuno ha completato la prima prova? Io, professor Rookwood.
l'ho già vista nel pensatoio, alla Gringot, con il professor Rackham. Esatto. Quindi hai trovato la passaporta per la camera blindata del professor Rackham e decifrato la mappa del medaglione che fluttuava sopra quel pensatoio? Sì. E ho trovato una cosa sopra l'ultimo pensatoio, anche se non so di che si tratti. Ah, certo. Troverai un manufatto simile in ciascuna prova. È importante che tu li tenga al sicuro. Ti serviranno per completare il percorso sul quale ti abbiamo instradato. Quando li avrai trovati tutti, ti diremo come utilizzarli. Bene. È in grado di dirmi qualcosa sulla prossima prova? Prima che tu proceda, vorrei parlare con Charles di questo urgente problema dei goblin. I goblin? Lo studente ha trovato delle tracce di una potente magia oscura in mano ai goblin. Insieme al suo mentore, il professor Fig, non solo ha visto dei goblin in agguato fuori dalla torre di San Bacar, ma ne ha anche incontrato uno molto potente nella mia camera blindata alla Gringot. Temo sia preferibile sospendere le prove finché non ne sappiamo di più. Ci rimettiamo alle sue decisioni, ovviamente. Allora... Un attimo, professore. Si chiama Rookwood. Crede che... Che ci sia un legame con Victor? Forse, ma non possiamo essere certi che la cosa sia rilevante. Per ora, dimmi cosa hai visto nel pensatoio. Prima che la strega dell'ultimo pensatoio, Isidora, diventasse insegnante a Hogwarts, litigò con il professor Rackham sull'uso della magia per rimuovere il dolore. Speriamo che il prossimo pensatoio ci dia maggiori informazioni. Ora dobbiamo capire cosa sa Ranrock. Sarò sincero, non so proprio da dove cominciare. In realtà, io un'idea ce l'avrei. Una volta ho visto Sirona ai Tre Manici di Scopa parlare con un goblin. Sembravano in buoni rapporti. Vale la pena tentare. Magari scoprirai qualcosa. Però non trascurare... Lo studio. Certo, signore. Prima che tu vada... Professore? Hai mai incontrato tracce di magia che sembrano arricciarsi, a parte quelle sul nostro cammino? Non credo. Cosa sono? La testimonianza dei nostri vecchi tentativi di manipolare il potere della magia antica. Se non sbaglio, e non capita mai, dovresti essere in grado di utilizzarle per accrescere la tua magia. Grazie, signore. Allora le cercherò.